Buongiorno professor Infante, buongiorno. Io la ringrazio tantissimo per aver concesso questa intervista, perché gli argomenti che lei affronta nei suoi libri sono argomenti per me di fortissimo interesse. Quindi la ringrazio ancora. Direi di partire dalla prima domanda. Le faccio questa premessa. Da ragazzino avevo tre certezze. La prima è che l'uomo discenda dalla scimmia. La seconda è che la Terra gira intorno al Sole. La terza era che lo Stato stampa le banconote e conia le monete. E la quantità di denaro emessa, questo ci dicevano anche fin da bambini, deve essere coperta da oro, cioè dalla riserva di oro. Diventando poi grandicello, la prima e la terza convinzione le ho profondamente cambiate. Per quanto riguarda la seconda convinzione, cioè che la Terra gira intorno al Sole, sono qui proprio per apprendere a quali conclusioni lei è arrivato a seguito dei suoi studi. Studi che poi ha riportato nel suo libro Controstoria dell'eliocentrismo. La domanda è, professore, come è stato accolto il suo libro? E soprattutto, cosa l'ha spinta ad occuparsi di un argomento così particolare? Da dove ha iniziato? E perché? Innanzitutto sono io a ringraziare lei perché si è interessato ai miei libri, che insomma non è che abbia un seguito notevole. E io mi occupo di questo argomento dal 96. Ho avuto i primi sospetti che ci fosse qualche cosa di strano nella nascita della scienza moderna. Ero entrato in contatto con Studi Cattolici, la rivista di Studi Cattolici, e col direttore avevo avuto uno scambio di lettere. Lui mi aveva anche pubblicato questo mio intervento, che poi ho ripreso una decina d'anni dopo, con l'uscita del primo libro, che è Le radici esoteriche della scienza moderna, perché è stata un'idea che non è nata dall'oggi al domani, ma ha richiesto una maturazione, e poi così delle piccole conferme. Bisogna anche considerare che allora non c'era internet, quindi non avevo testi a disposizione, e ho dovuto cercare un po' qua, un po' là, per concentrarmi su questa idea. Poi ho avuto così l'opportunità di entrare in contatto con alcuni filosofi di Napoli e di Salerno, Marcello Caleo, Michele Malatesta, e loro mi hanno un po' istruito e guidato sulla filosofia della scienza, sulla critica della scienza, basandosi sui testi originali degli autori, non tanto su quanto veniva detto degli autori, ma leggendo i testi originali. E loro mi hanno fatto vedere e comprendere la differenza fra significato e senso, cioè quello che a volte loro scrivevano, questi autori famosi, Galilei in particolare, in quel momento in cui ci siamo conosciuti, non corrispondeva al senso che invece dava la logica interna alla frase. E quindi sembrava che ci fosse una specie di linguaggio sibillino attraverso il quale, diciamo così, una catena di iniziati si intendessero per trasmettere il loro messaggio. Ci può fare un esempio di questa differenza tra significato e senso? Sì, ce ne sono tante. Praticamente il metodo pitagorico, io i pitagorici non li conoscevo così per sentito dire, loro mi hanno fatto vedere come questo è una scuola, non bisogna tanto riferirsi al pitagorismo antico della Grecia, poi trasferito a Crotone con Pitagora, quanto alla mentalità pitagorica. E il classico esempio di applicazione del metodo pitagorico è quello di anteporre alla realtà il modello, cioè credere non tanto in quello che si vede, ma in quello che si pensa. Questa è si crea, diciamo così, uno iato, una contraddizione fra il senso e il pensiero. Praticamente, poi devo dire una premessa, cioè la critica che io ho fatto non riguarda la scienza moderna in toto, cioè in generale, cioè non è contro il grano che cresce, ma è contro la zizzania che si è inserita attraverso questa teoria in alcuni settori della scienza. In effetti, nell'eliocentrismo si è inserito il metodo pitagorico, in quanto ci ha insegnato a negare l'evidenza dei sensi,
a favore di questo modello che è costruito a priori, il quale modello poi ha delle implicazioni con il misticismo pitagorico, cioè con la religiosità pagana egizia. E quindi si è creato questa contraddizione. Ecco, io ammetto la mia ignoranza, sì. I suoi testi conoscevo solo Controstoria dell'ultimo, dell'ultimo. Ci fa vedere anche gli altri, sì, gli altri libri che ha scritto, perché mi pare che siano più di uno. Sì, io ho portato di mano, questo è proprio il primo, Le radici della scienza moderna, del 2006, e qui c'è tutto quello che poi è stato sviluppato e approfondito. Il titolo esatto è, professore? Le radici esoteriche della scienza moderna. Le radici esoteriche della scienza moderna. Sì, quindi lei sostiene che la scienza moderna abbia radici esoteriche. Sì, ho anche cercato di dimostrarlo, sì. Il fatto, sì, anche gli scienziati erano tutti implicati col movimento, diciamo così, rosacrociano, che allora in quel periodo si stava formando, stava per venire la ribalta, poi col 1600 con i manifesti, però prima operava sottoterra, in modo sotterraneo, in modo occulto. E questi personaggi, Copernico, Galileo, Keplero, Newton, hanno avuto tutte implicazioni con questi, con i maggiori esponenti del rosacrocianesimo. C'è un ritratto di Galileo con Squadra e Compasso, se non sbaglio. Come? C'è un ritratto, sì, di Galileo con Squadra e Compasso, sì, se non sbaglio. Sarà una coincidenza. Sì, molte logge sono state, logge massoniche sono state dedicate a Galileo, perché in effetti. Ecco, cosa l'ha spinta, le chiedevo prima, ad occuparsi di un argomento così, così particolare? Da dove ha iniziato? Da che cosa è nata questa sua... Questo l'ho già spiegato nell'altra, alcuni anni fa avevo rilasciato un'intervista, era un simbolino, è il simbolino qua che si vede sulla, ecco, sulla copertina di... Questo è il dialogo dei due massimi sistemi di Galilei, e qua al fondo c'è un simbolo con tre delfini in cerchio. Ecco, questi tre delfini in cerchio mi hanno ricordato il 666, in quanto ogni delfino preso come elemento a sé rappresenta un 6, cioè delfini 3-6, 666. E quindi mi hanno chiesto per quale motivo in un testo di astronomia non ci fosse questo segno qua. E lì avevo cominciato a sentire che c'era qualcosa di strano, e quindi ho cominciato una critica all'eliocentrismo su tre livelli. Il primo livello è il livello filosofico, poi c'è il livello tecnico-scientifico astronomico, e poi il livello anche dottrinale. Sono tre categorie di contraddizioni che coinvolgono questo modello qua, e sono state inserite nella nostra mentalità attraverso questo modello. Ci può dire qualcosa un po' più di specifico? Quindi dal punto di vista filosofico ha detto, poi dal punto di vista scientifico-tecnico. Ecco, ma ci può portare le prove, un po' di argomentazioni? Cioè le prove che sono state portate per dimostrare il presunto movimento della Terra in realtà possono essere interpretate al contrario, come dimostrazione della quiete della Terra e del movimento dei cieli e del Sole, in quanto non esistono movimenti assoluti, tutti i moti sono relativi. Quindi cambiando il sistema di riferimento si cambia anche la conclusione. E quando il pendolo di Foucault, le pietre che sono state fatte cadere a Bologna dalle due torri, in realtà non dimostrano che la Terra si muove. Dimostrano al limite che i cieli si muovono e quindi spostano. Quindi lei sostiene che la Terra non si muove? Questa è la mia convinzione, la Terra è ferma. Difatti lo posso dimostrare perché noi adesso non ci siamo mossi. È anche la mia convinzione, professore. Ecco, quindi, abbiamo qualcosa in comune. È anche una mia ferma, sì, convinzione. E questo è quando diceva Aristotele. Aristotele diceva che è inutile dimostrare le cose evidenti. Cioè io non devo dimostrare che le foglie sono sugli alberi. Basta guardare. Oggi forse sì, forse bisogna dimostrare anche, d'accordo, l'evidente. Questo fa parte del senso comune, cioè il principio certissimo sul quale bisogna iniziare a fondare la conoscenza. Se si tenga il principio certissimo, cioè il senso comune, la filosofia del reale, si nega la possibilità di acquisire una conoscenza certa, e quindi si arriva al relativismo, al gnosticismo, eccetera, all'idealismo.
Quindi. Professore, ma allora cosa permise all'ipotesi, a questo punto non la chiamo più teoria e non a caso, sì, all'ipotesi eliocentrica di affermarsi? Che cosa? Quello in effetti era un'idea talmente assurda che subito fu rigettata dalla maggior parte delle persone. Poi ha iniziato, veramente non è stato Copernico, ma è stato Marsilio Ficino, che è un sacerdote cattolico che operava nella corte dei Medici, che intorno al 1460 ha tradotto il Corpus Hermeticum, in cui c'erano praticamente la sapienza, la religiosità egizia tradotta in termini anche scientifici, e c'è nel Corpus Hermeticum un riferimento al modello eliocentrico, però inteso non tanto dal punto di vista astronomico, ma dal punto di vista spirituale, cioè a ogni elemento veniva abbinato uno spirito, e quindi c'era lo spirito centrale, il fuoco centrale, il sole, che dominava sugli altri spiriti planetari. E questo modellino poi è stato trasferito da Copernico, così come ipotesi, l'aveva scritto su una paginetta, il Commentariolus, un'opera giovanile andata dispersa. Però poi dopo, a distanza di anni, è stata rielaborata e ha pubblicato il De Revolutionibus. Come poi si sia imposta, se lo chiede anche, io presumo, sulle lettere galileiane, in una lettera c'è un gesuita che se lo chiede, come si sia riuscita a imporre un'idea così impossibile da concepire, forse è uno scherzo della sorte, perché è al di là dell'evidenza. Ecco, ma l'importanza di tutto questo, cioè voglio dire, alla fine che cosa cambia per noi, per la nostra visione del mondo, se si sposa l'ipotesi eliocentrica, sì, o geocentrica? Che differenza c'è? Cosa ci cambia in sostanza? Praticamente, cioè, con l'eliocentrismo si è tagliato il contatto con la realtà. Cioè, i bambini quando nascono vedono le cose, le vedono, però non sanno che cosa sono. Poi pian piano capiscono con l'insegnamento e danno significato alle cose, fino a un certo punto, fino a quando si arriva all'ipotesi copernicana. Quando arrivano poi si arriva a insegnare, loro arrivano ad apprendere l'ipotesi copernicana, si interrompe questo contatto naturale fra l'oggetto visto e la conoscenza, perché viene tagliato. Dice no, quello che, come diceva Galilei, no? Galilei elogiava Copernico per aver fatto violenza ai sensi con la ragione. Cioè la ragione fa violenza al senso. Cioè non c'è più quello che si vede che ci attacca al reale, ma c'è quello che si pensa. Quindi si dà spazio praticamente a qualsiasi ipotesi, perché la conoscenza non è più attaccata alla realtà, ma è attaccata al pensiero. E quindi, essendo il pensiero infinito, si arriva all'idealismo, al nichilismo, perché tutto diventa possibile. Ma si potrebbe dire che, forse forzando un po', ma neanche tanto, che l'ideologia prevale sulla realtà. Sì, questo è quello che sto dicendo. Sì. E si è imposto col modello eliocentrico. Nelle altre teorie della scienza, che sono tutte ottime, termodinamica, termologia, elettronica, elettrotecnica, elettromagnetismo, non avviene questo fenomeno. Difatti è quella scienza pura, in cui la conoscenza è assoluta e perfetta. Invece in questa teoria si ha l'introduzione della mentalità pitagorica, cioè del far prevalere il modello matematico astratto rispetto alla realtà. Io mi permetto di dire che magari qualcosa che non va l'ho anche trovata attraverso i libri di Alberto Magno riguardante la medicina. Mi pare che anche l'ideologia abbia un po' sostituito la scienza, però non credo che sia il caso di affrontarlo in questa breve intervista, perché non vogliamo fare qualcosa di estremamente lungo, professore. A suo avviso, quale ruolo dovrebbe realmente svolgere la scienza nella società? A che cosa dovrebbe realmente mirare la scienza? La scienza è il bene dell'umanità, è il bene comune. In effetti è così in gran parte dei settori, la medicina, la scienza fisica, chimica, tutto è rivolto verso il bene dell'umanità. In effetti però a volte la scienza è manipolata da chi ha il potere, da chi ha interessi, quindi
come la ricchezza per sé è un bene, però se uno usa male la ricchezza, ecco, non valorizza quello che ha. La scienza dovrebbe essere staccata il più possibile dal potere e dagli interessi economici, però questo mi sa che... A seguito dei suoi libri ha ricevuto magari, non so, qualche invito a tenere qualche conferenza in qualche università? No, l'università no, no. Perché sono rigettati, perché queste sono pure eresie, cioè quello che sto dicendo è un qualcosa che vale bene per me e per lei, forse, non lo so, ma il sapere accademico rigetta questi argomenti. Anche io quando collaboravo con l'università non ho presentato queste cose che cominciavo a covare dentro di me. Per approfondirle mi sono poi staccato e ho proseguito a modo mio, ma all'università non si può fare una lezione contro l'eliocentrismo, perché sarebbe come andare in chiesa a parlare contro il Papa. La scienza non dovrebbe essere aperta al contributo di chiunque magari porta qualche sua teoria. Provata, dimostrata. Sì, però... Dovrebbe, perché non lo è, professore? Ma no, perché ci sono dei dogmi, la scienza ormai è diventata la religione ufficiale, ormai si può dubitare di Dio, ma non si può dubitare di quello che ha detto Galileo, di quello che ha detto Newton. Come se prima di Galileo, prima di Newton, la scienza non esistesse. I momenti angolari, i momenti di inerzia esistevano già prima. Consideriamo che i romani hanno costruito i ponti, il Colosseo, cioè il Pantheon a Roma, tanto per fare esempio, le costruzioni, i medievali hanno costruito lo stile gotico, che richiede equilibri e calcoli non differenti. Utilizzando che cosa? Utilizzando gli stessi concetti che poi Newton ha formalizzato. Però prima già si sapevano questi elementi di statica e di dinamica, soltanto venivano interpretati in modo diverso. Che cosa vale la pena conoscere in particolare dei suoi libri? Cioè, qual è la cosa che lei ritiene più importante da conoscere attraverso la lettura dei suoi libri? Ma appunto quello di cominciare a pensare con la propria testa, non tanto su quello che gli altri dicono, non fidarsi tanto, con tutto il rispetto, di Galilei, Newton, Einstein, però di provare a pensare se quello che uno studia corrisponde alla realtà. Cioè non è che questi grandi scienziati hanno sbagliato tutto, ma in alcuni campi, in alcuni settori dei loro studi si è introdotto il loro modo di pensare, la loro ideologia, quindi non è più scienza pura, ma è scienza strumentalizzata. Loro criticavano i filosofi cristiani perché avevano una concezione del mondo cristiana, e loro invece erano pitagorici e hanno avuto una concezione del mondo pitagorica. Cioè, praticamente hanno usato lo stesso metodo. Quindi l'influenza di Pitagora è stata notevole? Sì, è stata ed è ancora notevole. Sì. Ecco, lei, quando ci siamo scritti per concordare questa intervista, giorno, ora, eccetera, mi ha detto che stava lavorando anche ad altro. Sì. Ce ne vuole parlare, professore? Sì, è l'ultima pubblicazione sul tema, ripeto, basta, poi non devo più dire niente, è tutto. Spremuto il limone fino all'ultima goccia. E qual è l'ultima pubblicazione? L'ultima è questa qua, contro storia della giustizia. Ah, l'ultima è questa? Sì, questa qua, sì. Contro storia. Quello che deve uscire, che proprio sarebbe proprio l'ultimo, la pietra, cioè il sigillo finale, forse si intitola La crociata eliocentrica contro il senso comune, in cui praticamente faccio la sintesi, la summa di tutto quello che ho studiato in questi anni, con riferimento agli scienziati, Copernico, Keplero, Galilei, fino ad Einstein, per far vedere appunto la mentalità pitagorica di questi grandi personaggi, come abbia influito sulle loro teorie. Sono andato a scovare anche i contatti che queste persone, questi scienziati avevano con la dimensione esoterica, con i circoli iniziatici. Ha avuto modo di approfondire o di analizzare criticamente la teoria, la chiamo ancora teoria, di Newton sulla gravità? Cosa ne pensa? Sì, ormai è tramontata, già da un pezzo, già con Einstein è tramontata la teoria della gravità di Newton. La forza di gravità non esiste, cioè la deformazione dei campi, del campo gravitazionale l'ha dimostrato Einstein. Poi quella di Newton è tratta da Pitagora, perché Pitagora, studiando le armonie
le proprietà delle corde, aveva intuito questa relazione fra pianeti e corpi di attrazione. Newton stesso riconosce di aver attinto da dagli scritti di Pitagora, dei pitagorici, questa teoria della gravitazione. Penso io ho trovato qualcosa riguardante la gravità, cioè la non esistenza della gravità, così come sì. ce la racconta Newton, sempre in un libro di scienze di Alberto Magno, 1200 qualcosa. Sì, l'anticipo. Quindi sì. Immaginiamo un po', e viene confutato, non viene confutato, cioè Alberto Magno spiega in realtà che cos'è, sì. Che non è la forza di gravità come appunto ce l'ha raccontata Newton, il quale affermava molto candidamente che lui non sapeva spiegare il perché di questa gravità. Professore, ma i suoi libri dove si possono trovare? Adesso sono quasi tutti esauriti. Si possono trovare su internet, penso, dalla casa editrice, da me, qualcuno, io li spedisco anche a spese mie, perché in genere ci ho sempre rimesso, perché penso che valga la pena rimetterci, perché più uno ci rimette, più crede in quello che ha scritto. Lei proprio col marketing non c'è niente a che fare. No, io... E magari dopo una copia, se ce n'ha una in più, magari certo, gliela prendo io una copia. Mi interessa soprattutto quel primo libro. Quello purtroppo è esaurito. Quello esaurito, vabbè, vedremo poi come organizzarci. Sì. Io la ringrazio tantissimo, professore. Allora, che cosa le propongo? Io leggerò il primo libro, sì. Il suo primo libro, che mi pare sia Le origini esoteriche, sì, della scienza moderna, sì. Che credo sarà per me qualcosa di... Sarà una lettura assolutamente coinvolgente e straordinaria, dopodiché magari ci risentiamo e facciamo una piccola intervista proprio mirata agli argomenti di quel libro. Sono a sua disposizione. Tanto non abitiamo neanche molto lontani, qualche 40-50 km, è una cosa che si può fare anche da parte mia. D'accordo, ci possiamo incontrare dove vuole. È un ringraziamento all'amico Ugo che ha curato la parte audio di questa intervista. Ugo, vuoi fare una domanda al professore? Hai fatto già, insomma, abbiamo detto già. L'ultima fase del lavoro che dovrei finire, pensavo di averlo finito a luglio, invece richiederà ancora un mesetto, poi gli accordi con l'editore, però penso che avrà poi una diffusione maggiore, perché ho trovato un editore che è un po' più disponibile a trattare questi temi, a divulgarli, perché è difficile in genere. Ma lei tiene anche delle conferenze, professore? No, finora no, ne ho tenute una, però era per un gruppo chiuso, per amici. Ma questo perché lei non è disponibile o perché non è invitato? Mi scusi la franchezza. Tutte e due. Fino adesso non mi hanno invitato, ora non so nemmeno se accetterei, perché il pubblico in genere mi dà un po' di imbarazzo. Perfetto, io la ringrazio ancora e arrivederci alla prossima volta dopo la mia lettura del libro Origini esoteriche della scienza moderna. Lo ripeto, Origini esoteriche della scienza moderna. Un titolo che è un programma. Esaurito. Grazie professore. Arrivederci.